un moltiplicatore come effetto triplo rispetto all'intervento pubblico. Quando ho sentito che con 200.000 euro è stato fatto tutto questo, in più finanziata per il 50% la gestione, beh, sono rimasta veramente sola. Vostro. Tutelatelo dal degrado, ci sarà anche l'impegno delle istituzioni tenute alla tutela della sicurezza, ma la sicurezza deve partire da voi. E pensate questo, che ogni metro cubo che si sottrae al degrado avrà un effetto moltiplicatore. Non avverte il senso di restituirli all'antico splendore. Beh, fa un danno a se stesso, ai suoi occhi, a tutta la comunità. Coltiviamo il senso del bello. Chi ama il bello rifugge necessariamente il brutto, e il brutto è soprattutto l'illegalità. Ho detto troppo, veramente che sia anche questa un inizio di un diverso sentire la propria città, e grazie. Grazie prefetto. Il prefetto parlava dell'anfiteatro, diciamo, di questo senso di bellezza. Io volevo sottolineare, pare paradossale che questo anfiteatro pensato per gli spettacoli all'aperto in tanti anni non sia stato mai utilizzato. Beh, dobbiamo imparare dalla storia negativa per dare un punto di svolta, e vi garantiamo che questo anfiteatro da oggi in poi verrà utilizzato ampiamente per spettacoli teatrali, spettacoli musicali, danza. Mi hanno invitata a prendere parte a questa iniziativa, io ho detto che avrei partecipato a prescindere dal ruolo e alla funzione che rappresento. Perché da cittadina foggiana non potrei che essere felice, perché oggi viene restituito il parco della città di Foggia ai cittadini foggiani. Perché questo è il parco della città di Foggia, non ne abbiamo altri al momento, anzi auspichiamo che ce ne siano altri nel più breve tempo possibile, speriamo presto, per renderlo fruibile anche a tutti i cittadini. Un parco che ha vissuto anche momenti difficilissimi. Chi come me ha vissuto anche l'esperienza comunale sa quanto ci siamo impegnati, sa quanto è stato difficile, sa che addirittura c'è stata una colletta di tutti i cittadini foggiani. Un euro per Parco San Felice. Un euro per Parco San Felice per liberarlo dal degrado. Però devo dire, oggi festeggiamo anche un'alleanza virtuosa tra quello che è stato anche un'iniziativa del governo direttamente da Palazzo Chigi e quella che è stata la nascita di questo gruppo di persone, questa ATS, che ha dato finalità, è stato sponsor del progetto, ha presentato il bando, ma ha dato anche le direttive per come utilizzare questo parco urbano. Parco urbano, vedete che è composto anche da diverse parti, una parte dove a cui tutti siamo legati, perché ciascun cittadino qui è venuto. Della biodiversità, non so quante piante oggi piantumeremo, non lo so, abbiamo già piantumato diversi tipi di piante e continueremo. È il polo della biodiversità, è il polo dello scrigno dei semi che noi possediamo. Io sono donna agricola per eccellenza, quindi significa che rendiamo noto anche alle generazioni future quello che è il nostro patrimonio. Però questo luogo, che verrà gestito anche da soprattutto organizzato una serie di eventi da queste organizzazioni, e forse questa è la parte più, è il core di questo progetto, è anche la parte più difficile, perché vedete, restaurare è facile, riaprire è facile, gestire la parte più difficile. Ecco, noi allora affidiamo questo compito. È un ringraziamento anche alla Fondazione Banca del Monte e le altre associazioni, a Puglia Felix, perché conservano la memoria della città di Foggia. Quindi significa che fanno anche un lavoro di conservazione di questo patrimonio. Virtuose con altri parchi d'Italia, per esempio il Parco 2 Giugno a Bari, che sono diventati da anni dei veri e propri laboratori sociali che propongono cose innovative, originali, e che sono dei veri e propri poli culturali cittadini. Per cui intendiamo anche imparare da chi in qualche modo è già avanti nel percorso di riqualificazione delle città. Adesso la parola all'assessore piemontese, che è un altro graditissimo. Grazie. Io sarò brevissimo, perché oggi è una giornata importante per Foggia, perché rendiamo migliore e più bella la nostra città. Parco San Felice nell'immaginario collettivo dei foggiani è un luogo di vita, perché qui
si fa sport, si viene a correre, perché qui i nonni portano a spasso i propri nipotini, perché qui gli adolescenti del quartiere si danno i primi baci. È un luogo di vita, è inconciliabile con il degrado. La vita e il degrado non sono due cose conciliabili. E noi ci siamo impegnati, questo è un bel esempio di collaborazione tra le istituzioni. Oggi qui sono presenti tutte le istituzioni, non devo citarle nuovamente, e la società civile che si organizza per rendere migliore il luogo in cui noi viviamo. Allora, ridare Parco San Felice ai foggiani dopo una prima devastazione, perché non dobbiamo dimenticare che noi non dobbiamo fare in modo che si ripetano cose negative che già sono avvenute. Questo luogo nel 2006-2007 fu già ristrutturato e ci fu già un progetto di vivere in questa città. Oggi, grazie al lavoro del governo nazionale, al lavoro di tante istituzioni, al lavoro delle associazioni, ridiamo vita ai cittadini foggiani e a questo quartiere. Prima, noi come Regione Puglia, con le politiche giovanili, mettiamo a disposizione tante risorse, lavorare. Allora, le opportunità ce le abbiamo. Abbiamo anche grandi potenzialità e capacità. Sinergia tra istituzioni. Per doppiare la somma che sarà raccolta attraverso questa contribuzione da parte di tutti. Perché se nessuno ci mette del proprio, ci mette anche solo 10-20 euro, non sentirà questo bene come un bene proprio, sarà così retoricamente un bene della città che può significare un bene di nessuno. Vogliamo invece che tutti si sentano partecipi e protagonisti del lavoro di restituzione alla città di questo spazio. Grazie. Chi è stato sindaco di questa città conosce bene le difficoltà, ma proprio nelle difficoltà bisogna avere la forza di guardare avanti. Noi nei momenti difficili, che sono stati anni in cui tutta la nostra città ha sofferto, abbiamo voluto dare dei messaggi di speranza. E grazie all'aiuto di tante persone, ne cito una per tutte, Peppino D'Urso, amico e fratello e amico di questo parco, abbiamo voluto guardare lontano e sono felice da cittadino di essere ritornato a godere di questo spazio e mi onoro di essere amico di questo parco e amico di ciascuno di voi. Qui il cittadino è ritornato ad essere l'uomo comune, l'uomo qualunque, e l'uomo qualunque mi dice grazie, e dice grazie anche a chi ha lavorato e vuole lavorare per il futuro di questa città.
che è una città difficile. Io saluto con reverenza Sua Eccellenza il Prefetto e tutti i rappresentanti delle istituzioni. Solo chi è stato con loro capisce le difficoltà, ma in questo momento bisogna stringersi insieme per dare ancora di più forza alla città per bene. Viva Foggia e soprattutto siamo felici qui a Parco San Felice. Non siete state brave.